posti di controllo in entrata ed uscita dal paese, strade vuote, silenzio surreale e bandiere a mezz'asta nei pressi del municipio. È questo teora durante l'emergenza coronavirus, una comunità che cerca di rispettare le regole dettate dal governo e dalla regione Campania ed un'amministrazione comunale che insieme alle associazioni di volontariato presenti sul territorio ha messo in campo varie attività per provare a dare la massima serenità a tutta la cittadinanza. A raccontarci come stanno andando le cose è il sindaco di Teora, Stefano Farina. Prima cosa che abbiamo messo in campo è stato quello di attivare con la collaborazione della Misericordia la consegna a domicilio per gli anziani di alimenti e medicine. Subito dopo è partito la Proloco con la fabbricazione spontanea e la distribuzione di mascherine, a cui si sono aggiunte quelle della Misericordia, le 2000 che ha acquistato il Comune per tutti i cittadini. Abbiamo voluto ad uso esclusivo prendere l'ostello per poter ospitare gli operatori sanitari o le persone in quarantena, questo per evitare che potessero trasferire il virus ai propri familiari. Materiale sanitario donato agli operatori sanitari con l'aggiunta di quello che ha messo a disposizione l'Associazione Benifica Femminile Teora. Velocemente abbiamo acquisito le domande, le abbiamo valutate, domani già andranno in pagamento per i buoni spesa da devolvere alle famiglie teoresi e abbiamo voluto aggiungere a tutto questo un bando con intere somme comunali che abbiamo chiamato il Cura Teora, che voleva essere una risposta rispetto a Bruxelles che nicchiava, all'INPS che litigava con i click e ai politici che rilasciavano a go-go a Roma interviste televisive, mettendo in campo il Cura Teora che prevede 700 euro per le attività artigianali e commerciali chiuse, via via scendendo a quelle che sono seppur aperte hanno diminuito il loro lavoro, un riconoscimento particolare per gli infermieri, per gli operatori sanitari, per dimostrare che la comunità ha apprezzato il loro stare in trincea, ma anche attenzione per le imprese agricole, per le partite IVA, per gli studi commerciali. Insomma, un'azione che vuole dare il segno che quando c'è una necessità, il primo che dice presente è il Comune di Teora. Teora però è anche la patria delle serenate in Irpinia ed allora l'auspicio è che proprio quei momenti di gioia, serenità e spensieratezza possano tornare ad essere la normalità dopo queste settimane di emergenza e di paura.